Yeah, grande Cristina D'Avena che ci ha accompagnato nella nostra infanzia e questa era Siamo fatti così dal cartone, siamo fatti così È esplorando il vero. corpo umano. Ecco, la sigla Esplorando il corpo umano è quella che mi ricordo io, comunque Ok. volevo far notare che, cioè, Giusto. volevo far valere la mia posizione. Esplorando il corpo Giusto. umano, quante cose che impariamo era Sì. quella. Sì. Cuore, muscoli e Polmoni, polmoni, che che spettacolo! No, più bella questa. Sì, anche secondo me Vergogna, è non più capisci appassionata. niente. Vabbè, comunque, in realtà qua avremmo finito la puntata, ma ne approfittiamo per dire magari di qualche evento. Allora, innanzitutto, obbligatorio seguirci sui social, Assolutamente. Facebook, Instagram, soprattutto iscrivetevi al canale YouTube che abbiamo meno di 50 iscritti e invece su Facebook abbiamo 50.000, intendevi? 50.000 e invece su Facebook abbiamo più di 600.000 mi piace, quindi per favore tutti No, quelli poi che YouTube è una figata perché poi ci vedete, cioè vedete lo Esatto, studio, vedete i meme e vedete anche le facce esatto. sceme che facciamo Noi quando che parliamo. balliamo. Tutti fuori Giulio che onda. si spoglia perché fa caldo, cioè volete mettere? No, Quello è su un altro vabbè. sito. Imbecile. Comunque, quindi social, ricordiamo ancora Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, Tinder, dobbiamo ancora farlo, Tinder, il ma profilo Tinder ci manca. Caccia che adesso era una phone call, quindi non potrà essere qua con noi, quindi lo salutiamo. Una fan call, nel senso che era al telefono con la Con nostra una fan. fan, esatto. E quindi purtroppo deve lavorare e stasera non c'era, però è lui che si occuperà del Tinder di Breaking Lab. Va bene. E poi cos'altro? Basta, social non ce l'abbiamo più, mi sa, oltre a questi. No, esatto, dovremmo inventare un nuovo social. Esatto. Comunque, parliamo un attimo, allora, facciamo qualche annuncio. Diciamo che al Planetario di Milano, il nostro beneamato planetario bellissimo, civico Ulrico Oeppli, uno degli ultimi planetari meccanici rimasti al mondo, andatelo a guardare, è bellissimo anche solo la macchina, ma anche l'esperienza, la notte, che sembra veramente di essere, non so, in Nuova Zelanda Guardare le stelle A insieme a Frodo guardare le Baggins. stelle, quindi anche se potrei aver detto una cavolata perché in Nuova Zelanda non si vede il cielo boreale, però Vabbè, le stelle si vabbè, al vedono. planetario gira anche, puoi anche far vedere il cielo Ecco, australe in gira, realtà. esatto. Dai, che sofismi. Comunque, quindi cosa c'è al planetario? Stefano, cosa c'è al planetario? Aspetta, che non ho Tra sotto poco. mano. Le Le stelle. vabbè, a parte le stelle, I no, allora, coriandoli. okay, ricordiamo, Babbo Natale. Vi È invitiamo ad andare a vedere lontano il queste. planetario! No, allora diciamo, ricordiamo anzitutto che al planetario in generale ci sono sempre eventi, parlano tanti divulgatori veramente bravi. E questa settimana, sabato, giusto, il 15, Il insomma, 15, sì, tra il tre 15 giorni. c'è. Potrebbe essere domenica, quindi. Oggi è il 13. Insomma, No, sabato 15 15. giugno ci sarà Luca Perri con uno spettacolo che, se non ricordo male, sulla meccanica quantistica è una Sì, e replica. dice, si chiama tipo Dio dice lasciatemi No, giocare. non dire a Dio cosa fare con i suoi No. dadi, Ah, penso ecco. sia. Dio dice non ditemi cosa fare. Ma ci si può Aspetta, prenotare? lo vado subito a cercare. Sì, ci sono i biglietti online al planetario e vi consigliamo fortemente di Perché prenderli se perché no gli andrò a eventi fare di Luca posto. Perri vanno veramente a ruba. A ruba, probabilmente sono già finiti i biglietti online, non vorrei dire, ma. Verificate Vabbè, subito. eventualmente se non sono più disponibili i biglietti online, ci sarà sempre la possibilità di comprare una piccola parte di biglietti direttamente Esatto. in loco, però Andate 4 ore insomma, prima, esatto, insomma. perché c'è gente che si accampa. Sì, no, Comunque, lo assolutamente. spettacolo si chiama Smettila di dire addio cosa fare coi suoi dadi e sarà il 15 giugno alle ore Esatto. 18. Mentre il 18 giugno c'è una nostra conoscenza che Esatto, parla. un altro grande divulgatore scientifico in Esatto. realtà è il nostro Caccia, che oggi non è qua perché aveva la fan call, La fan appunto. call. Nel Però, senso che lo insomma. sta chiamando un ventilatore? Esatto. Anche. È interessante. E poi può mettere anche a livello 3. Vabbè. Ok. Comunque, il Proseguiamo nostro senza caccia, indugio. invece, parlerà il 18 giugno, appunto, quindi il prossimo martedì, al planetario di antimateria. In particolare si chiama Antimateria, dove è finito il mondo allo specchio, in cui indagherà perché, insomma, il nostro mondo sembra essere fatto solo di materia ordinaria, quando, da quello che capiamo, antimateria e materia sono esattamente uguali e dovrebbero essere perfettamente simmetriche. Esatto. E tutto si pensa sia dovuto a una simmetria che viene violata, ma vabbè, non stiamo a Esatto, no, approfondire. soprattutto Andate il non facciamo 18. spoiler, Non facciamo se spoiler, volete andare esatto. alla conferenza, in cui probabilmente troverete anche qualcuno di noi, Probabile, sì. molto probabile,
prenotatevi e eventualmente ci vediamo al planetario 18. Alle ore 21. Io ne approfitto per dire anche un'altra cosa, ovvero vi ricordiamo innanzitutto che di antimateria avevamo parlato per due puntate, e in realtà dello stesso esperimento, che se non sbaglio era un paio di puntate fa, esatto, che abbiamo intervistato due autori di un paper importantissimo riguardo la prima osservazione di interferometria con antimateria. Esattamente, alla puntata numero 10, andatevela subito a riguardare. Era tre YouTube. Puntate fa. Abbiamo intervistato il professor Marco Gianmarchi e il dottor Simone Sala. Esatto. Quindi un'intervista molto interessante e divertente, andatevela ad ascoltare. Esatto, e ne approfitto su YouTube. Ne approfitto ancora un secondo per dire un'ultima cosa, un ultimo evento che in realtà poi lo ripeterò la settimana prossima. Mi hanno detto dai dillo in radio perché è importante, e che sarà il 22 giugno a Como alla Sala dei Nobel, che mi dicono sia famosa comunque. Vabbè. È vero. Sì, infatti dimostri sì, che sì. Tu ci sarà un evento che è tra l'altro la mattina in diretta streaming su appunto l'esperimento più bello, che è quello dell'interferometria, quindi dell'interferenza con la materia e ora fatto con l'antimateria. A questo evento parteciperanno appunto tutti gli esponenti di questo paper che abbiamo intervistato, e appunto come dicevo è in diretta streaming. Magari pubblicheremo poi settimana prossima magari anche il link per l'evento, e basta. Insomma, a questo evento, guardatevelo. A questo evento il pomeriggio parlerò anch'io, ma vabbè, è un altro discorso. Che ganzo! Ai ai ai. No, ecco, ragazzi. No, dovevamo pubblicizzarlo di più. Oh, all'evento a Como il 22 giugno. Il 22 giusto? Giugno. Il 22 esatto. Giugno parlerà il nostro Stefano riguardo all'esperimento sull'antimateria. Scusami, sì, allora, scusate se è poco. Allora, non spoilerò nulla, ma in realtà io parlo di qualcos'altro. In parte di prospettive future dell'esperimento Kuplas. Ustia. Ma non vi anticipo nulla. E comunque settimana prossima lo ricordiamo perché mi ha detto di farlo. Ah, perché tu se no non l'avresti ricordato. Sei davvero troppo umile per fare lo scienziato, Ste. Che vuoi farci? Allora, complimenti. Dobbiamo a tirare su questo indice H, ragazzi. Indice H. Cos'è l'indice H? L'indice H. L'indice ci scrivi sopra l'H e... Ah. No, vabbè, a parte gli scherzi. No, H-index si chiamano. Non me lo ricordo. Quello delle citazioni. Sì, insomma, in base a quante citazioni hai sei più importante. Sì, c'è un altro evento che ci hanno detto di ricordare. Quello del 12 luglio al Dipartimento di Scienze della Terra. Ah, esatto. Corretto, no? Sì. Ci sarà la mega super festa iper, la prima, del Dipartimento di Scienze della Terra, e a quanto pare parteciperà. Penso ci sarà qualcosa da mangiare. Parteciperanno dei gruppi musicali indie che ancora devono essere scelti e scoperti però da basta voi. Basta che siano indie. Esatto, perché siamo dei poveracci. Siamo indie nel senso che non vengono pagati. Esatto, perché sono indipendenti dal vi tutto. Vi terremo aggiornati perché c'è ancora un mese. Per esatto, comunque si chiama Terra in Vista, giusto? Sì, comunque esatto. Voglio Terra anche una mega festa del dipartimento. E invece vale. No, devi venire da noi a Scienze della Terra. Sì, mi sa che verrò. Vabbè. Dai, ci divertiamo un pochino. Vabbè. Io direi che a questo punto possiamo anche salutarci, ma vi ricordiamo di andare al planetario, anzi non ve lo ricordiamo noi. Ce lo ricorda infatti Gianni Morandi, che sì, non sapete forse, ma era un grande appassionato di astronomia. Esatto. E tra l'altro frequentava molto spesso il planetario. E Caccianiga. Frequentava Caccianiga, sì. E quindi da qui ne sono nate delle collaborazioni. Cioè, originariamente una delle sue canzoni più famose, che era Fatti mandare dalla mamma, in realtà era dedicata non a una ragazza che gli piaceva, ma al planetario di Milano. Insieme a una ragazza che gli piaceva, poi ovviamente. Quindi adesso ascoltiamo Gianni Morandi che ci manda al planetario, e vi salutiamo alla prossima settimana. Buona Saluti. Serata. Ciao.